di Andrei Tarkovsky, ricordo soprattutto le passeggiate che facevamo quando nevicava. Io e mia moglie avevamo una casa vicino alla sua e quindi c'erano queste passeggiate nella neve. Ma non è che a noi piacesse il freddo, era perché eravamo sorvegliati un po' dalla polizia e quindi i nostri colloqui dovevano essere segreti. Comunque, col tempo, con gli anni, io e mia moglie siamo riusciti a portare Andrei in Italia per il film Nostalghia. Una cosa molto difficile, ma insomma ci siamo riusciti. Lui, quando eravamo a Mosca, amava la sua casa di campagna, 300 chilometri. Ogni tanto partivano con tutta la famiglia, con questa vecchia macchina, il cane che lui amava, e arrivava in questa casa. E lui si era appassionato a fare un orto. Lo aiutava un contadino bravo tutte le mattine e lui dice: divento un ortolano, sarò molto bravo tutto. Un bel giorno il contadino non viene, a metà lavoro. Lui lo va a cercare nel piccolo frutti dove vendevano delle piccole cose da mangiare in campagna. Lo trova, mangiano assieme e il contadino non dice perché non viene a lavorare. E lui non lo chiede. Due volte si sono incontrati. E lui dice, ma è naturale, sai, per un russo, avere improvvisamente un rifiuto e non svelare che cosa, perché ha combinato questa cosa qui. Un bel giorno il contadino ritorna. Sono passati 15 giorni, si riprendono il lavoro e non si è mai saputo perché il contadino era lontano. Ecco, di questi racconti magici, di questa sua grande nostalgia per la Russia, anche se sapeva che poteva stare fuori il tempo di un film, spesso io vedevo, perché era settembre, un po' prima di adesso, lui si fermava a guardare i campi arati. Io lo guardavo, lui stava anche 10 minuti a guardare i campi arati. Un bel giorno dico, ma Andrea, perché guardi la terra arata? Perché sono in Russia. La terra arata è uguale dappertutto. E io in quei 10 minuti mi sento come in Russia.